Quello che doveva succedere è successo. A Udine bastava un punto al Napoli per conquistare il suo terzo storico scudetto e così è stato. Nel capoluogo partenopeo in quasi 60.000 hanno seguito la partita sui maxi schermi allestiti allo stadio Maradona. Al fischio finale è esplosa la festa, bellissima, incredibile. Una città intera si è riversata nelle strade, nei vicoli, dal lungomare a Piazza Plebiscito, dai quartieri spagnoli ai rioni, alle periferie della città. Un milione, forse anche di più, le persone che hanno fatto festa tutta la notte. Forza Napoli! Forza Napoli! Ciao mamma, ciao papà, sono vivo! Si è scaricato il telefono! Uno scudetto atteso 33 lunghi anni, ma dal sapore diverso dai due vinti con Maradona. Questo è il risultato di una programmazione attenta, iniziata 19 anni fa, quando il presidente De Laurentiis ha preso il Napoli dalla Serie C, dove era finito dopo il fallimento. Anni di scelte giuste, investimenti azzeccati, fino allo scudetto di ieri, che è figlio anche di diverse stagioni giocate sempre al vertice. Festa grandissima di una tifoseria incredibile che racconta l'amore per la propria squadra e la propria città, macchiata però da alcuni episodi di cronaca. Ucciso forse in un regolamento di conti, a colpi d'arma da fuoco un 26enne pregiudicato. Nella stessa sparatoria si contano anche 6 feriti. Devastato dai parenti, il pronto soccorso del Cardarelli, dove il ragazzo è deceduto.